Buonanotte amiche e amici della notte, lunedì, con la mia solita mise, va in onda questa lunga serie di trasmissioni, di talk show tenute sulla mia pagina Facebook per accompagnare questo periodo di lockdown che ormai è diventato cronico. Questa sera spero in una puntata breve perché insomma spesso ci dilunghiamo troppo e inviterei un po' tutti a fare degli interventi, come dire, più sintetici. Aspettate che abbasso un attimo il volume. Cercare di essere più scattanti, più in modo da non finire sempre all'1:30, alle 2, che qua è un lavorone poi, no? Quindi, insomma, cerchiamo di fare una puntata breve, veloce e scattante. Allora, spesso molta gente si connette alla fine e questo non va bene, insomma. Soprattutto i soliti ospiti dovrebbero connettersi a un orario, insomma, subito. Allora, questa sera continuiamo un po' su questa deriva, analisi, de deriva di analisi che toccano un po', insomma, il futuro, no? E quindi come ci si relaziona in qualche modo col mondo che verrà e come sarà il mondo, e questo è il tema un po' di stasera, insomma, tema che come sempre può essere mandato a quel paese man mano che la discussione si forma, si contraddice anche, non la discussione, ma il tema si contraddice, e quindi insomma dovremmo analizzare con i Carbone, con i Bartolo, e con non so chi altri, insomma questa roba. Ma se non c'è nessuno, io leggo la mia introduzione e stacchiamo. Allora, lo spunto mi viene, allora, c'è questo libro di Rifkin che è abbastanza introvabile, che si chiama La fine del lavoro, l'ho trovato in seconda mano. È un libro che parla, diciamo, scritto, che è stato scritto da Rifkin negli anni 90. È interessante, è abbastanza noioso per molti aspetti, perché comunque c'è tutta quanta insomma, è un continuo citare cifre, numeri e dati di quegli anni. Insomma, il libro teorizza sostanzialmente che entro quel futuro, cioè già, pensiamo come sia distante, proprio sideralmente, questa idea degli anni 90, no? Da noi ormai. E insomma, in quel momento Rifkin, è molto interessante perché Rifkin teorizza tutta una serie di cose che si sono puntualmente verificate. Pensate, vi leggo alcuni stralci, cioè qui sta analizzando, sono circa oltre la metà, come sapete leggo vari libri per cui procedo a rilento, ma cerco di leggerli tutti. Qui si parla di quello che sarebbe stata la teoria del commercio all'ingrosso e al dettaglio a partire da quel momento lì, cioè dagli anni 90. Dice Rifkin, ci si aspetta che molte altre catene al dettaglio seguono l'esempio di Blockbuster. Jack McDonald, vicepresidente per lo sviluppo di Blockbuster, Jack McDonald, scusate, vicepresidente per lo sviluppo della New Leaf, prevede un network nazionale, sentite un po', di servers digitali sui quali film, giochi elettronici, musica e ogni altra forma di intrattenimento alla quale si possa pensare verrà archiviata in forma digitale e messa a disposizione per la trasmissione elettronica, appunti, vendita al dettaglio o direttamente nel vostro soggiorno. E c'è quasi un elemento, insomma, vuol dire, no? Pensate un po', bene, tutto questo, ma addirittura è superatissimo, no? Qui noi, vabbè, insomma, chi è connesso a una PlayStation, al PSN Network, già sa di che stiamo parlando, ma insomma, ormai la proposta televisiva, se si compra una televisione, già è tutta, il mio telecomando c'ha già Netflix, Google Play, insomma, si è interconnessi tutti. Probabilmente queste previsioni sono state in qualche modo fallaci, perché siamo ben oltre a questo, no? Poi dice ancora: molti analisti di settore prevedono che la vendita elettronica a domicilio
acquisirà una quota crescente del mercato negli Stati Uniti, che oggi vale, quell'oggi, 1.000 miliardi di dollari all'anno, e sottolineano la comodità che offre ai consumatori, molti dei quali sono lavoratori che dispongono di sempre meno tempo per andare al mercato, cioè al supermercato. Secondo Peter Saris, analista della UBS Securities, la spesa elettronica rappresenta anche un approccio molto radicale alla riduzione dei costi del settore. Si tratta di un sistema distributivo a basso costo, non c'è bisogno di grandi catene di negozi e migliaia di articoli a magazzino in ogni punto di vendita. Beh, pensiamo cosa sia oggi, naturalmente Amazon, eccetera. Per esempio, qua si parlava di una R. Macy & Company del 1994 con canali televisivi di vendita 24 ore su 24. Pensa un po'. E la Mac TV sarà un supermercato aperto 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana in casa vostra. Ancora Rifkin, negli anni d'oro della cultura della strada, i grandi dettaglianti e gli immobiliaristi hanno costruito più di 39.000 centri commerciali in tutti gli Stati Uniti. Quando la spesa a domicilio decollerà veramente, cioè ormai molti di noi ormai fanno la spesa a domicilio, no? Afferma il direttore di Forbes dell'epoca, molti di questi centri commerciali diventeranno obsoleti, ecco, e il loro declino significherà un crollo dell'occupazione del settore commerciale. Ecco, qui forse invece stiamo vedendo che sostanzialmente il centro commerciale, come momento di aggregazione alla fine, no? Invece questa cosa qui tende, fatica a scomparire. Quindi, insomma, sostanzialmente da queste visioni rifkiniane, vi ricordo il libro, La fine del lavoro, abbiamo visto che molte cose sono state addirittura polverizzate come idea, addirittura. Qui si parla ancora contenitori per le cassette, eccetera, videocassette, non si, da lì a breve, insomma, sarebbe scomparso il CD, il VHS, lo stesso DVD, insomma. E quindi, invece sul discorso dei supermercati, si è in qualche modo ancora fermi a questa logica, insomma, del punto d'aggregazione, del centro che contiene tutto in qualche modo, quindi che il centro per famiglie, dove le famiglie svernano soprattutto nei fine settimana, e dove è possibile comprare tante cose in un unico complesso, in un unico luogo, insomma. Allora, io dovrei avere degli ingressi qua, il carbone, eccetera, ma se non c'è nessuno, dico altre due cose e stasera stacco pure, non è grave la cosa, anzi. Per me ogni volta caricare questi video di 2 ore è veramente una fatica immane. Il tema che avevo provato a lanciare stasera, ma potremmo anche affrontarlo nelle prossime puntate, era quello lì del futuro che ci aspetterà, di come vediamo il mondo tra 20-30 anni. Sempre, da sempre, in qualche modo, gli uomini hanno cercato di profetizzare, di immaginare il futuro più prossimo, distante. Alessandro Pochino, ecco, bene, Alessandro, sempre fedele, mai manca. Alessandro Pochino, stavo dicendo, Alessandro, carissimo. Ciao Francesco, qua ti soccorro perché ho visto Brava, brava, che i vai, vai. buoni, i prenotati. Tu sempre, ma vi conosco bene, sono persone affidabili, No, gentili. vabbè, ma Gentaglia, gentaglia. io quando posso cerco di collegarmi, insomma, Sì, visto no, che. ma io ti ringrazio perché adesso sta diventando uno spazio comunque dove fondamentalmente ci confidiamo e quindi Sì, una cavolata con amici chiacchieriamo tra finisce noi, bene. diciamo, Certo. assolutamente. Non è neanche male fare una serata breve e arrivederci per me perché sono Sì, ogni molto tanto. giornata intensa, Ci diciamo. credo, ci credo. Quindi stavo dicendo, finisco, ma poi magari ti lascio la parola, la puntata di stasera dovrebbe essere come sarà questo mondo tra 20-30 anni. Gli esempi di teorizzazione del futuro sono innumerevoli, penso, insomma, durante, mi pare, l'Expo di Parigi, vado a memoria, del Novecento, fu affidato qualche anno prima, mi pare, a dei pittori questa di dipingere, ci sono anche i quadri su internet da qualche parte, di dipingere il mondo, adesso non mi ricordo se è del 2000 o comunque del futuro.
è pieno di quadri dove ci sono queste macchine meccaniche, volanti con le ali, biciclette che volano. Diciamo, l'espressione, l'immaginario dell'uomo di quegli anni è ancora molto legato al motore a scoppio, che è un'invenzione recente, alle ali, un po' queste biciclette, queste macchine leonardesche, eccetera, eccetera. Difficilmente si è immaginato appunto l'iperconnessione, la connessione veloce, il tablet e questa roba qui. Quindi l'uomo fondamentalmente con gli strumenti che ha, leggevo questo saggio di Rifkin, non so se l'hai sentito, Sì. che dagli anni 90 sembra parlarci quasi da una preistoria, no? Ha azzeccato, Perché però, insomma, per sì, alcuni versi ci ha azzeccato, però sai, no, sì, dico negli anni 90, sì, dimmi. però non riesce a uscire come dire, dai tools dell'epoca. Quindi, insomma, l'altra sera leggevo, ma l'ho detto anche in trasmissione, poi ti lascio la parola, che leggere i romanzi di fantascienza degli anni 40-50. Sto finendo il crollo della Galassia Centrale di Asimov, che non avevo letto colpevolmente, e lì appunto ci sono queste si viaggia tranquillamente nella galassia, no? Si fanno questi viaggi a non so quali parsec di velocità, ma stranamente ancora per avere dei documenti vengono mandati dei dispacci che vanno aperti, dei giornali, si leggono i giornali di carta. Non esiste l'idea di un video immediato, ma solo di un microfilm. Microfilm che possono essere immediatamente presi e comunque vanno proiettati, no? Con dei proiettori speciali. Quindi, insomma, è bello giocare a questo gioco e immaginare il mondo tra 20-30 anni. Che ci dici tu? Ma quello che ti dico io, quello che hai appena detto è una grande verità. Mi ricordo forse in qualche puntata passata un po' questo tema l'avevamo toccato, questo tema della difficoltà di previsione del futuro e anche appunto il fatto che molti scrittori, anche autori di fantascienza di genio, poi insomma, la cosa interessante è che da alcuni versi no, si tende ad eccedere, no? Cioè si tende ad andare oltre, diciamo, quello che poi in effetti è stata la realtà, quindi sui viaggi spaziali, eccetera. Da altri versi invece si rimane ancorati, no? Appunto, come dici tu, al giornale, cioè, a cose di cui proprio non si riesce a immaginare un'evoluzione, no? Perché spesso è difficile. Ma il motivo per cui è difficile, non mi ricordo se l'altra volta ne avevamo già cominciato a accennare a questo. È che chiaramente un conto, ma anche lo stesso sviluppo delle tecnologie, non segue un percorso lineare, cioè è chiaro che principalmente seguono leggi di mercato, no? Quindi è chiaro che l'evoluzione degli ultimi 30 anni, Rifkin un aiuto ce l'aveva perché comunque no, era l'epoca d'inizio di Internet, quindi come dire, ci si poteva anche tutto Lui sommato. dice, sarà già in un futuro possibile immaginare tutto un sistema di mailing. Cioè, noi siamo già, ora l'email praticamente non la usa quasi più nessuno, no? Sì, Non aveva previsto i social network, siamo già assolutamente. oltre, ma quello era veramente difficile prevederlo perché è chiaro che poi le leggi di mercato vanno ovviamente dove c'è ovviamente più possibilità di guadagno, è chiaro che vendere qualcosa a basso costo a tutti è molto più conveniente, no, che vendere grandi mainframe, diciamo, solo a pochi. E quindi è chiaro che si è andati nella direzione più di popolarizzare delle tecnologie, quindi di potenziare il singolo individuo. Ma quello che un po' volevo dire, poi non so se nel frattempo si stanno collegando anche gli altri, volevo fare un riferimento al paradosso della conoscenza. Cioè, che è un po' il motivo per cui spesso appunto si ha difficoltà a prevedere il futuro. Perché è chiaro che noi nel tentativo di prevedere il futuro cerchiamo di raccogliere più conoscenza possibile. Il problema è che più dati raccogliamo e più magari anche ci azzecchiamo, no, in alcune previsioni, che ancora non sappiamo se si avvereranno, però intanto le avanziamo, quelle stesse previsioni ovviamente influenzeranno le nostre scelte. Quindi il punto qual è? Che noi siamo quello che siamo un sistema complesso adattivo, no? Cioè ci sono i sistemi complessi non adattivi. Ti faccio l'esempio un po' della differenza tra i terremoti e i mercati finanziari, che avevo già chiamato in ballo quando abbiamo parlato dei miei libri, come sistemi che hanno delle similitudini, perché sono entrambi sistemi a criticità auto-organizzata, quindi dove piccoli effetti possono produrre grandi cause. Quindi noi non prevediamo il grande terremoto, il grande crollo in borsa, perché
tutti gli eventi, piccoli e grandi, iniziano tutti piccoli, poi alcuni, come dire, in maniera imprevedibile si amplificano, ma imprevedibile perché non conosciamo le connessioni. Quindi hanno Certo. delle similitudini dal punto di vista proprio strutturale e statistico, perché la legge che descrive terremoti è molto simile un po' poi alla legge statistica con cui si distribuiscono i grandi crolli finanziari o le grandi crisi economiche. Ma c'è una differenza però tra i due sistemi, che mentre il sistema dei terremoti, i terremoti alla fine sono dei sistemi fisici, no? Quindi chiaro, la difficoltà nella previsione sta nel fatto che noi non controlliamo tutte le porzioni di crosta terrestre, però la crosta terrestre non è un sistema complesso, ma non è un sistema complesso adattivo. Nel senso che in qualche misura segue delle leggi dinamiche difficili da prevedere a causa appunto dell'amplificazione delle piccole fluttuazioni, però come dire, il comportamento del terremoto non dipende, diciamo, dalla nostra conoscenza dei terremoti, cioè i terremoti, come dire, accadono. Noi possiamo eventualmente, se riuscissimo a prevederli un giorno, possiamo magari cercare di salvare vite, semmai, o comunque di evitare danni, ma il terremoto, come dire, ci sarà o non ci sarà, indipendentemente da quello che noi faremo. Ovviamente, questo parlo di un'umanità che ancora non ha raggiunto il livello di Kardashian, in cui è in grado di manipolare anche la crosta terrestre, eccetera. Parliamo sempre, diciamo, in tempi relativamente brevi. Quindi è un sistema complesso ma non adattivo. Il mercato finanziario, invece, oltre ad avere queste caratteristiche dei terremoti, è anche un sistema complesso adattivo, cioè qualsiasi tentativo, no, di influenzare il mercato finanziario, cioè, o comunque qualsiasi conoscenza, influenzarlo attraverso il famoso insider trading, cioè se io riesco ad avere delle informazioni che mi cercano di avvantaggiare rispetto agli altri, poi quelle informazioni provocano delle azioni da parte mia che possono invalidare le mie stesse previsioni, perché il mio stesso comportamento può influenzare il sistema. E quindi qualsiasi tentativo di prevedere l'andamento del sistema viene, come dire, inficiato dalla stessa conoscenza che permette di fare quella previsione, proprio perché il sistema si adatta anche alle previsioni, cioè le previsioni non sono neutre, come dire, no? In qualche modo influenzano, cioè se tutti ci convincessimo, no, che vogliamo andare in una certa direzione, come dire, un po' come quando nasce il marxismo che Marx prevedeva appunto la vittoria del proletariato, ma come dice Harari, che non so se conosci un autore, uno No, storico però sì. abbastanza di successo, diciamo, no? Che proprio nel libro Homo Deus, no, parla proprio di di questi temi, quindi cioè della possibilità di in qualche modo prevedere il nostro futuro, di determinarlo e di evitare, diciamo, errori grossi, eccetera. Ma appunto lui stesso dice che appunto Marx aveva dimenticato un semplice fatto nella sua previsione della vittoria del proletariato, dice che i capitalisti sanno leggere, cioè quindi i capitalisti, avendo letto Marx, come dire, hanno fiutato, dice, quella che era il progetto e, come dire, l'hanno automaticamente, hanno preso le contromisure. Ma Questo è il problema. anche Carpola gli smentisce un po' tutta la costruzione della dicotomizzazione marxista. Comunque, ma mi Sì. interessa molto questo fatto, no? E se ci fai caso, ma questo ne abbiamo accennato anche nelle scorse puntate, fino agli anni 50, forse 60, ma diciamo anni 50, c'era questa idea, ma l'abbiamo detto, sì, forse corro il rischio di ripetermi, comunque, vabbè, pazienza, che comunque tutto veniva pensato in grande, dai mega frullatori ai frigoriferi enormi, queste macchine enormi, razzi spaziali, e alla fine computer enormi. Abbiamo parlato di HAL del 2001, dove appunto c'è questo computer che sarebbe sicuramente in un futuro molto, immaginiamo, molto più piccolo, no? Sempre più piccolo. Quindi c'era questa idea del gigantismo in qualche modo che è stata invece spazzata via con l'avvento, insomma, delle micro cose, no? Quindi c'è stata come questa ipertrofia da un lato, ipertrofia tecnologica, chiaramente, che consente a tutti nell'arco, appunto, fa sentire gli anni 90 veramente preistorici. E però da molti altri punti di vista, quindi guardiamola da rovesciamo la frittata, da molti punti di vista siamo rimasti fermi, e penso a tante cose. Per esempio, l'industria automobilistica continua ad andare sostanzialmente. Magari, ecco, se fossi stato un uomo di quegli anni, avrei pensato alla macchina che va ad acqua, come già un po' ad idrogeno, eccetera. Invece, vabbè, lì ci sono
interessi, diciamo. Risposte dovute chiaramente Certo. insomma, al petrolio, sappiamo tutto, però fondamentalmente c'è stata questa, siccome l'economia vale da tutte le parti, alla fine comunque ciò che prevale è l'interesse economico delle cose che costano meno, detto proprio brutalmente. È strano che questa cosa ci sia stata questa roba qui insieme, prima di parabole, poi di cellulari, poi di video e apparecchi, di media iperconnessi, e che da molti punti di vista si sia rimasti, tra virgolette, fermi, cioè gli aerei sostanzialmente, ma insomma sì, sono più sicuri mediamente, ma comunque continuano a consumare gasolio, inquinare, eccetera, eccetera. Insomma, lo scenario, come si dice, il landscape, no? Dagli anni Sì. 90 al 2021 è cambiato certamente, ma non così tanto come si pensava. Non vediamo macchine volanti, non vediamo autostrade, insomma, nell'aria, vediamo tutto sommato un paesaggio, continuiamo a mangiare più o meno, anche se questa ipertrofia del cibo oggi è diventato un altro must, ma insomma, continuiamo a mangiare le stesse cose, le granite, le brioche. Ecco, c'è questo contrasto, questa frizione, no? Sì, ma sicuramente, come dici tu, il contrasto c'è, ma è proprio dovuto al fatto che da un lato c'è un'inerzia, no, dei grandi interessi che insomma cercano comunque di sfruttare le tecnologie al massimo, utilizzando le risorse che al momento vanno vendute. Sono tutti discorsi economici, quindi dicevi, il discorso delle macchine è chiaro che finché ci sarà il petrolio, è difficile pensare ad una, nonostante si stia facendo, no? Stiamo facendo dei passi, però un conto è anche l'energia, un conto, come dicevi tu, anche è la tecnologia, che chiaramente nel caso della macchina si è sviluppata solamente dal punto di vista interno, no? Cioè, quindi dal fatto che oggi siamo collegati abbiamo insomma tutti i comfort interni telematici, connessioni, GPS, eccetera, ma la struttura, no? Alla fine delle quattro ruote, insomma, della strada, la cosa, Sì, è dello quella. sterzo è rimasto quello. Ma lì è chiaro che da un lato c'è anche bisogno dell'invenzione casuale, no? Nel senso che, perché è chiaro che l'idea, che è un po' comune questo, è sempre un sogno dell'umanità, no? Quella della macchina volante o dell'antigravità, no? Di qualche cosa che si Beh, solleva. scusami, scusa se ti Sì. interrompo. Anche, vabbè, abbiamo questi droni che si sollevano così. Io difficilmente negli anni 90 avrei immaginato che gli aerei avessero continuato a decollare in questa maniera. Ci immaginavamo comunque già questo, no? La propulsione, per dire. Sì. Però in realtà, se tu ci fai caso, questo l'ho notato nella maggior parte dei film, non ci sono, qualcuno un po' più, come dire, attento alla realtà, diciamo, trovi queste propulsioni che ti permettono di sollevare tramite, evidentemente, dei rotori, quindi sempre tramite una spinta dovuta, evidentemente, all'atmosfera, all'aria. Però in molti altri film si immaginano sempre queste o macchine o l'evoluzione delle macchine o di piccole astronavi che si sollevano invece così, che non si capisce come si stiano sollevando, quindi che non sono i nostri droni, che comunque, ripeto, è chiaro come si sollevano, ma come se ci fosse un meccanismo ancora ignoto, no, che permette in qualche modo di vincere in qualche modo la gravità, che è un po' il sogno, ripeto, di tutti, un po' i grandi scrittori di fantascienza, eccetera, che, anche perché è più pulito, no? Se ricordiamo tutte le famose in Spazio 1999, no? Le Alfa, come si chiamavano, mi pare, le Aquila, Aquila 1, Aquila 2, c'erano queste astronavi che si sollevavano, cioè, tranquillamente, salivano, scendevano, diciamo, con Sì, qualsiasi. Giuseppe Carboni dice l'Harrier è un aereo a reazione in grado di decolare verticalmente, ma Sì, certamente ma sempre con ci meccanismi di sono, sì, reazione, però, ma certo. ricordo anche, ti ricordi le Olimpiadi, cos'erano? Non mi ricordo se a Mosca, dove c'era l'uomo già che, in America forse, non mi ricordo se, insomma, le Olimpiadi dove c'era l'uomo che volava con lo Sì, zaino, con cioè, lo zainetto. Ma quelle sono sempre di reazione, certo, quelle te lo diciamo spieghi. perché? Perché c'era ancora negli anni 80 questo rimasuglio di immaginario dell'uomo che comunque sostanzialmente si eleva, come dici tu, la battaglia della gravità. E invece l'abbiamo clamorosamente persa, siamo ancorati ancora ad Airport 77, No, vabbè, è chiaro. nel senso più o meno, no?
Ma anche in Guerre Stellari ti ricordi la macchia che proprio stava sollevata di 30 centimetri, ferma lì, cioè se proprio non c'erano le ruote, era la macchina senza ruote, però che stava sempre sollevata, non si capiva come. Sì, tipo un cuscinetto d'aria, ma non c'era nulla, diciamo. C'è il treno in Giappone che viaggia, Sì, sembra un fatto, non c'è. però dico, ma lì c'era proprio un oggetto, cioè non si capiva, il treno chiaramente c'ha una rotaia. Insomma, Levitazione magnetica è un discorso noto, ma lì non c'era nessun tipo di levitazione. Si immaginava, no, che un giorno ci sarebbe. È proprio un'antigravità, è proprio, secondo me, proprio il mito dell'antigravità, che un infatti, po' noi ce l'abbiamo. dei miei amici, insomma, che studiano questi fenomeni tesliani, diciamo, di Ferro, sostengono, insomma, che la grande battaglia è stata persa da Mesmer col magnetismo, che quel tipo di, come dire, di sviluppo di conoscenze, alcuni ritengono che sia stato sottratto da forze, ma diciamo che l'era del magnetismo, in qualche modo ancora a divenire, è stata, diciamo, sacrificata a quella del carbone, insomma, del motore a scoppio, eccetera. Comunque un'immagine sostanzialmente guerresca dell'industria, no? Che si sposa bene con l'industria bellica. Ma per Sì, ma risolvere, sì, Alessandro, e poi magari lasceremo lo spazio sì scientifico, lasciamo, la domanda lasciamo. che ti faccio io, mi interessa questo. Tu, personalmente, no? Anche sparala, come lo vedi? Cioè, dove vedi che ci sarà questa evoluzione? Secondo me, questo la lancio, la butto io, in questo momento ci siamo, in questi anni sono stati anni della miniaturizzazione, cioè tutto si è in qualche modo condensato, siamo connessi con un oggetto estremamente piccolo e ci riusciamo a vedere noi estremamente grandi nelle nostre abitazioni. Secondo te, ci sarà un recupero da parte, diciamo, del macrocosmo sul microcosmo, questa metafora? Ma temo di no, perché invece secondo me si andrà ancora oltre quella direzione. Tu sai che ormai oggi le nanotecnologie, no, sono uno dei rami più fiorenti. Io lo vedo anche, quelli che interessano anche molto gli studenti, cioè proprio l'ambito, lo vedo, no, al corso di laurea in fisica, l'indirizzo che poi va verso la struttura della materia e soprattutto le nanotecnologie è uno dei più ambiti, perché c'è anche lì un fascino, no? Si parla sempre di questi nanobot, no, che poi interverranno per andarci a controllare, no, a ripulire il sangue, no, Certo. perché lì, ecco, questa è un'altra direzione che intravedo molto, molto fiorente, quella dell'interferenza, perché finora, come dire, ci siamo limitati a questi strumenti, dal telefonino, internet, eccetera, che in qualche modo strumenti per la mente, ma adesso secondo me ci sposteremo su strumenti per il corpo, quindi sempre su qualcosa, sì, a parte la bionica, no? Quindi insomma questa fusione di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, tra il corpo biologico e appunto le tecnologie, che da un lato si declinerà con queste nanotecnologie, perché ci permetterà la miniaturizzazione ovviamente di molte cose, ovviamente oltre a farci impiantare anche, se vogliamo, nel cervello, una serie di aggeggi che oggi manovriamo, come dire, esteriormente, ma ci verranno impiantati. Già ho visto una presentazione di Mister Tesla. No, che forse oggi dice che ha superato, qualcuno mi diceva, forse so se ha superato, che si contendono con Jeff Bezos, no? Il primato di uomo più ricco del mondo. C'era una presentazione proprio dove faceva vedere che già stanno impiantando dei chip per il controllo di tutte le funzioni corporee, proprio spiegava proprio in un video proprio come si c'è, cioè una cosa di dimensione, ti fanno un buchino nel cranio, la dimensione di una moneta, si inserisce questo chip, e chiaramente questo lo diceva anche Harari. Molte di queste cose verranno presentate sempre come prendendo la scorciatoia e chiaramente usando il cavallo di Troia del beneficio per la salute, no? Ti diranno questa cosa servirà a curare l'Alzheimer, a curare. Quindi alla fine noi ci faremo impiantare di tutto, perché insomma lo stiamo vedendo, no? Che con lo spauracchio, no, della salute, già c'è chi si vaccina, come dire, senza alcuna tema, eccetera. Un domani tiranno fuori qualche cosa e ci convinceranno a impiantarci queste cose, perché così ci tengono sotto controllo, eccetera. E quello è uno dei modi, chiaramente i complottisti ci vedono ovviamente un controllo, no, una forma di controllo nella popolazione.
può anche darsi, diciamo, ma il controllo già c'è adesso, quindi non è, Ormai come dire. siamo Sì, tracciabili. esatto, cioè, dico, non è che sarebbe una Anche grande. i nostri gusti sono tracciabili perché appunto appena Sì. scegliamo una cosa ci appaiono mille proposte, insomma sappiamo. Assolutamente, assolutamente, però dall'altro ci potrebbero essere sicuramente anche dei veri vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la deambulazione, no? Di Certo. protesi artificiali, quindi ci sarà Organi. sicuramente questa, esatto, organi artificiali, quindi da questo punto di vista, perché c'è anche un mercato ovviamente molto, molto ricco, insomma, da soddisfare su quell'ambito. Poi che arrivino a tutta la popolazione mondiale nella stessa misura, questo ovviamente non lo crede Ma nessuno, ma. infatti secondo me l'androide in qualche modo, che ci sarà certamente pure, ma fondamentalmente noi saremo una via di mezzo sempre di più, ma felicemente, penso che sia anche una bella cosa. Parlavamo del big network l'altra volta, cioè connetteremo emozioni, saremo parti del biomeccaniche, parleremo una lingua comune, insomma non parleremo più probabilmente, comunicheremo tramite bit, tramite Sempre cyber. ti ricordo il nostro comune obiettivo, che è quello di raggiungere, no, il cervello di cervelli, quindi la Infatti, rete in cui dobbiamo fare attingere. uno scambio. Io sto scrivendo di questo, ma insomma, Sì. dobbiamo fare uno scambio come abbiamo detto proficuo prima o poi. Insomma, Su è quello arrivato sì. il momento. Però dai, lasciamo la Ma scena guarda, no, agli io sono altri anche ospiti. soddisfatto. Io spero quasi che non intervenga nessuno stasera perché sono va bene anche così. Però vediamo. Ma Secondo Carbone mi pare che è lì che sta me, Carbone si è aspettando, quindi. mollato. Ma Carbone è Ah, ben fidato. ci ha mollato. No, ma l'avevo visto. Ah, no. No, buonanotte che non ci sto più. Ah, Carbone, non l'avevo, questa non l'avevo vista. è come se tu, cioè, è quella cosa che c'è, non c'è, no? Non sai mai All'affidabilità del come. carbone. Sì, quando c'è, o c'è quando non ci deve essere, e non E c'è vabbè, quando però c'è. questa l'imprevedibilità è anche una dote, Lascia diciamo, perdere. dai, in fondo. In Comunque, fondo. visto che è un lunedì, insomma, così va bene Un anche lunedì da leoncini, così. diciamo, Dalle insomma. cucine. Va Grazie Alessandro, come bene, sempre. dai, un abbraccio. A Buon abbraccio a presto, tutti, buonanotte. ciao. Ciao, caro. Cari amici, vedo che, vediamo un po' chi è arrivato. Allora, se c'è qualche intervento al volo, dunque è arrivato. Che bello! Sandra Poli, buonasera. Francesca Russo, buonasera. Antonio Nicolò, buonasera. Alessandra Raiti, tutti gli ospiti che ci sono, che ci stanno guardando. Dunque, se non ci sono interventi al volo, io per oggi potrei anche chiuderla qui, nel senso che comunque abbiamo fatto una bella chiacchierata. Con Alessandro Pulchino, il libro della serata che vi consiglio è questo qui. E non è un libro divertente, è un libro più che altro un manuale per fare un raffronto tra quello che si immaginava essere il futuro senza lavoro già dagli anni 90 e quello che è accaduto. Su molte cose Rifkin ci ha beccato, su molte altre un po' meno, ma ancora siamo in una fase insomma come dire, di grande accelerazione, per cui secondo me gli effetti di questa quarta, forse era industriale, tecnologica, come la vogliamo chiamare, si avranno tra un decennio, insomma, 2000, 2030, insomma, lì cominceremo a capire bene che sta succedendo. Ancora siamo al centro, insomma, di un processo importante. Va bene, cari amici, non vedo altri interventi, per cui io direi che ci saluta, aspetta qui. Melania Fortunata. Ah, ciao, Melania, cara. Va bene, ragazzi, è stato comunque piacevole e stasera finalmente riesco a finire un orario umano e quindi per gli altri che dovranno intervenire, ci vediamo venerdì prossimo, potremmo anche continuare con questo argomento perché mi interesserebbe sentire qualche altra campana, se no passiamo ad altro. Alla prossima!